Grande fratello. Alfonso Signorini in lacrime. La terribile notizia per Greta Rossetti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, 21 febbraio, Greta Rossetti ha sorpreso tutti rivelando chi è veramente l'uomo della sua vita. Contrariamente alle attese dei fan, che ipotizzavano fosse tra Sergio e Vittorio, la giovane influencer milanese ha svelato un altro nome. Interrogata da Alfonso Signorini sulla sua vita privata e sulla storia della sua famiglia, Greta ha colpito il pubblico con il suo racconto. La Rossetti ha delineato l'identikit del suo uomo ideale. Lui è l'esempio di uomo che vorrei al mio fianco. In un momento di grande emozione, Greta ha poi potuto finalmente rincontrare i suoi nonni, Ria e Giovanni, con cui ha un legame molto speciale. Nella puntata, nonno Giovanni, descritto come un grande ballerino, ha fatto il suo ingresso e ha condiviso un ballo con la nipote. Al termine della danza, Greta ha raccontato della tragedia che ha colpito la sua famiglia. La prematura scomparsa di sua zia in un incidente stradale a soli 28 anni. Un evento che ha lasciato un segno profondo nel nonno. Non ha mai fatto vedere la sua sofferenza, ha detto Greta, descrivendo come il nonno sia diventato un pilastro di forza e sicurezza per lei e suo fratello. Ha espresso un profondo affetto per i nonni, affermando: «Se dovessi rinascere vorrei solo voi come nonni perché siete la mia vita. Non potrei mai vivere senza di voi. Mi siete mancati tanto». Il racconto intimo e commovente di Greta ha toccato il cuore del pubblico e dei compagni di casa, mostrando una faccia più umana e profonda del reality show. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.